Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Dritch Strange. Allora ragazzi, praticamente nel primo episodio, nel prologo, ci siamo allungati tantissimo. Comunque, sto gioco ragazzi è veramente bello ragazzi. È narrativo comunque, quindi se il primo episodio è uscito veramente molto lungo è comprensibile comunque. Comunque, continuiamo a giocare. Episodio 1. E comunque questo è l'episodio 1, ragazzi. Il prologo l'abbiamo già fatto. Ah, ti sei svegliato? Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Non temere, io sono un medico legale. Attenzione. Dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Bridges, per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Eh beh. Certo. Che ore sono? Fai come me. Stringere premendo sul polso. In questo modo. Relaxa. Può dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le Emily. Guarda, guarda. Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? 2 giorni. In quel frattempo, ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo direi molto speciale. I tizi della smarrimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Vi siete salvati solo in due. Per ovvie ragioni. Il tuo Bridge Babylon è a posto lì. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? Abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto lo smaltimento cadavere, ma la Nieki, il cugino, tutta Vredford e ogni anima di Central Knot City. Ora la nostra base si trova a Capital Knot City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica, ma la squadra implementazione è stata decisa. E non c'è molto che possa fare in soli 2 giorni. Qui la situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dire, ho già un lavoro. Madonna, quanto rumori. Mamma mia. Questo segno è del momento in cui sei perso? Ah, l'altro come te lo sei finito? La mia stretta il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno toccava. Cercherò di starci attento.
bisogno che tu porti della morfina al presidente. Quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Note? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni, ma c'è ancora tempo. Perché io? Sì, ti ho detto, e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Oh, porca miseria. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Hai davvero intenzione di rifiutare? Vabbè, non ho un'altra scelta, comunque. Per carità. Però... Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Vediamo un po' che ne esce. Apri il manuale. Oh, mo cominciamo già a ragionare, ragazzi. Allora, devo andare qua, mi sa, no? No, se non sbaglio ordine. Ok. Devo andare di qua. Giustamente.
sta scendendo, ragazzi. Comunque, ragazzi, questo gioco è veramente bello. È uno spettacolo. Hanno tutti la stessa tendenza. Hanno possibilità di recupero? Quanto vedo, no. Va bene, dovremmo iniziare. Sam! Sono io, Deadman. Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi istanti. Lei? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto. Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare. Maya. Non è che abbia fatto tantissimo, eh. Andiamo avanti, ragazzi. Quello è il braccio destro della presidente, direttore della Bridges. Dai, Arman. Tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci, dei senza morte che si vedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. È tua madre. Senti, non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Comunque, ragazzi, scusate se non parlo molto, però onestamente. Ecco qui, Sam. Ora vi lasciamo soli. Sam, sapevo che saresti tu. Tu stai bene. Sì, so che tu mi odi. Sto cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere.
devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. No! Allora sei disposto ad aiutarmi? No, io... Ti va bene, sì. Un cuore d'acciaio, Sam, vuoi? Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh no! Dottore, ci serve aiuto! Spero che il copyright non mi rompa. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a... la legge si è finita. Quello che è successo deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento capelli. Per quello sono posto. Prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavora insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Da cosa hai al polso? Se non è diabolico questo, dimmi cosa lo è. Direttore, il cancro è esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cadavere. Cosa volete che faccia? Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui lei ha lavorato sono morti. Ma il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada Capital Not City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi. Attraverso i monti.
Ma la densità tira. No, no. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti. Le DUNS. Essere gli emersi. Quindi io. Perché? Sì, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter. Andiamo bene. Allora, non ho fatto un granché di gameplay, è tutta narrazione, ragazzi, quindi. Però è spettacolare. Ok, lo sapevo, ragazzi, che giocando a questo gioco comunque se mi state infrippato. Posso cosa? Infognato, come si può dire. La presidente Strand credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. La Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo possibile. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita più totale segretezza. Possiamo anche provarci, ma dopo chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. Ma ha detto che Bridges muore. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca a te fare il primo passo, Sam. E portare il corpo del presidente all'inceneritore. Se non torniamo a essere morti, l'umanità non sopravviverà. Sei tu che volevo mandare, Sam. Tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. No. Ma davvero, stanno dicendo? L'inceneritore è a sud-ovest. Ricorda che dovrai attraversare il territorio del CIA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. Vabbè, ma il nostro amico Sam. L'hai monitorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto verso le MNI. È una bella lunga mappa. Sam! Non che debba ricordartelo, ma ogni minuto è cruciale quando si trasportano cadaveri da spaltire. Passate 8 ore
oxigeno all'arresto cardiaco, si trasformano in CIA, pronte a fare la festa. Ragazzi, voglio evitare di farvi tagli, comunque voglio farvelo più corto possibile, quindi però portare il cadavere, porca miseria, mi sa che devo devo girare. Dannata muschietta. Ragazzi, mi sa che mi spoilerò tutto. Ci vuole il tempo suo, no? Mm.
Penso che violerò il copyright, però ragazzi. No, no, no. Vabbè, c'è stato un po' di musichetta, vabbè dai, pazienza, non mi frega niente ragazzi, però questo ve lo porto perché... Aspetta, io alla fine non sono un pro, no? Quanto cavolo manca ancora? Cosa che era lì, no? Scusate per la tosse, ragazzi. Ah, bene. Scansione fotografica. Oh, adesso cominciamo a ragionare. Ok. Davvero qui, eh? Ne siamo sicuri? Non so manco se è di qua. Sì, io penso di sì, ragazzi. Ci vuole tempo suo comunque, però è bello, ragazzi. Uno spettacolo. Certo, non sto giocando alla... Non sto giocando alla Pro, alla PlayStation 4 Pro, però è un capolavoro. Cavolo, mi devo anche arrampicare là.
Dai, che ce la fai! Non è bello, ciò è bello. Se non vuoi, dove cazzo devo un po' cambiare. Cioè, ovviamente è quello, il destino è quello. Mi sono allungato parecchio. È questo. Secondo me succederà qualcosa, ragazzi. Vai progressi. Sistema. Allora ragazzi, comunque io direi che con questo video ci possiamo salutare qui, ragazzi, altrimenti veramente ci allunghiamo molto molto molto. Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, come sempre ragazzi vi chiedo, se volete iscrivetevi, lasciate un bel like, un saluto da Steffi Gaming, ciao ragazzi, ai prossimi video di The Age Stranging, o come si chiama lui.